In questa puntata parliamo di riflessioni sul lancio di SEO OK, come scegliere il tuo prossimo business e due strumenti per digimprenditori. Diario di due imprenditori digitali. Il podcast dove condividiamo le lezioni che impariamo strada facendo, ragionando insieme per far crescere i nostri business online utilizzando il digitale. Un dietro le quinte in cui vi raccontiamo la nostra avventura di business online. Gioie e dolori, successi e fallimenti, obiettivi e risultati. Sono Daniele Besana di WPOK.it, servizio di supporto WordPress ad abbonamento, prezzo fisso e risultato garantito per piccole aziende e professionisti. Sono Marco Gatti di PresentazioneAnimata.it, un servizio di video animazioni professionali che ti aiutano a far comprendere meglio il tuo prodotto e il tuo servizio. Aggiornato ogni due settimane di venerdì. Ciao Daniele, buon anno ancora, come stai e dove sei? Ciao Marco, tanti auguri ancora per il primo compleanno del nostro podcast. Sono in Italia, ufficialmente perché dovevamo fare un atto da un notaio per cose di famiglia, però ne approfittiamo per passare una settimana qui, prima di tornare ad Amsterdam per una settimana molto impegnativa, perché la prossima settimana è quella in cui finisco di essere libero, stato civile libero. Tu Marco? Ciao Daniele, io sono col mio studio mobile, sono in Puglia, nell'estrema punta dell'Italia, sono a Marina di Ugento, molto tra Gallipoli e Santa Maria di Leuca. Mi sono concesso 3 settimane di vacanza con la famiglia, e dove loro sono in vacanza, io abbastanza, ma qualche oretta al giorno la dedico a lavorare e qualche oretta in più la dedico alla lettura, che fa sempre parte del lavoro. Uno degli obiettivi miei era quella di aggiornarmi almeno per 2 ore al giorno, e in questo periodo di vacanza ci sto dentro alla grande. Non so se si sentono gli uccellini, ogni tanto ci sono le cicale, c'è un po' di venticello. Si sentono. Sono all'aperto, l'unica cosa che sicuramente non ci sarà l'eco, perché essendo all'aperto non c'è il problema dell'eco di quando registro dal chiuso. Marco, credo che il titolo di questo episodio ce l'abbiamo già, perché sono abbastanza in vacanza, è bellissimo. Bene. Ringraziamo il nostro sponsor, Active Powered, che è la piattaforma in italiano di Active Campaign, con supporto tecnico in italiano, dall'Italia, via ticket, chat, telefono, gruppo Facebook. Cos'è Active Campaign? Oramai lo diciamo più o meno dall'inizio del nostro podcast, perché sia io che te, Daniele, utilizziamo Active Campaign per i nostri business. È una piattaforma di mail marketing e marketing automation. E ricordiamo che per tutti i nostri ascoltatori c'è uno sconto del 10% per un anno su un qualsiasi abbonamento, che sia un upgrade, un downgrade o anche un passaggio da Active Campaign America a Active Powered. Basta digitare il codice sconto Digimprenditori. Ringraziamo anche i digimprenditori che si sono uniti al nostro gruppo Telegram. Siamo arrivati a quota 123, 1, 2, 3. Tra l'altro, visto che sono in Italia, abbiamo organizzato all'ultimo momento un incontro, quindi finita la registrazione incontrerò il nostro Gianluca Mariani e Luca Mauri, e purtroppo il nostro Giuseppe Brusadelli ha dovuto dare forfè all'ultimo momento, però facciamo un pranzo insieme. Volevo anche dire di cosa abbiamo parlato nel nostro gruppo Telegram in queste 2 settimane. Abbiamo parlato di come pagare i collaboratori, di un evento Alibaba for Business che si terrà a Milano il 9 luglio e cos'è un'azienda liquida. Tra l'altro Marco, abbiamo aperto un nuovo sottogruppo dei digimprenditori in Olanda, perché si è unito Walter Insigna, che è un altro ragazzo che vive ad Amsterdam, fa il growth hacker, quindi siamo 4 in questo momento all'interno del sottogruppo. Cercheremo di fare un incontro, una reunion anche lassù. Come sono andati gli obiettivi in queste 2 settimane? Sono andati così così per me, perché il primo obiettivo era darmi un obiettivo per il prossimo anno e ho fallito, nel senso non sono ancora arrivato a quel punto, però sono sulla strada giusta, nel senso che ho dedicato un po' di tempo a ragionarci e mi sta aiutando tanto un libro che sto leggendo, quindi ancora non posso fare una review completa, però si chiama Clockwork di Mike Michalowicz, che è l'autore tra l'altro di Profit First, che è un libro che mi hanno menzionato tantissime volte e non ho ancora avuto modo di leggerlo. Ecco, questo è il libro che è uscito dopo Profit First, spiega come rendere il tuo business un clockwork, quindi un orologio che funziona
in modo pressoché automatico. Quindi ecco tutto il tema di spostarsi da lavorare in the business on the business. Prende l'esempio delle api. Nell'Alveare l'obiettivo principale di tutte le api è proteggere la peregina, che è l'unica ape che deposita le uova, quindi qualunque cosa succede, le api come obiettivo primario hanno proteggere la peregina. E quindi dice di capire nel tuo business qual è quel ruolo fondamentale, quell'attività importantissima che tutti devono proteggere, e la chiama QBR, Queen Bee Role, quindi il ruolo della peregina. Ho fatto un po' di esercizi suggeriti nel libro e ho capito che nel caso di WPOK il ruolo principale è il supporto. Siamo un'azienda di supporto, qualunque cosa è la cosa più importante che non si può mai fermare, la priorità principale è fornire supporto ai nostri clienti nei tempi dei modi che abbiamo stabilito col servizio. Ecco, già questa piccola cosa, questo piccolo passo avanti mi ha fatto pensare molto e cambiare un po' come vedo il mio business, nel senso, questa è l'attività principale, adesso da qui voglio sviluppare il famoso B-Hug, quello che dicevamo, l'obiettivo big, hairy, audacious, quindi un obiettivo grosso, non ho ancora trovato come definirlo, nel senso, ho buttato giù su un foglio un sacco di idee, devo portarle avanti e finire questa fase, quindi qua mi do un 50% su questo obiettivo. Secondo obiettivo era il lancio del servizio SEO OK, questo l'ho fatto, tra l'altro ho allargato un po' l'audience ieri perché ho annunciato anche agli amici di Walk, quindi tramite il nostro chatbot Messenger ho annunciato l'esistenza del servizio. Non è ancora pubblico, però abbiamo un cliente confermato e un paio di altri clienti con cui stiamo portando avanti il discorso. E più avanti nell'episodio voglio fare qualche ragionamento su quello che sto imparando dal lancio del servizio SEO OK. Tu Marco, obiettivi? Io dovevo finalmente lanciare il sito Whiteboard EE, che è stato un obiettivo fallito nelle due puntate precedenti. Avevo detto che se non lo facevo non mi sarei presentato a registrare il podcast. L'ho lanciato 2 giorni fa. Per lanciarlo, dire comunque il sito è online. Ho chiesto dei feedback ai compagni di Mastermind che sono arrivati. Community dei Digi Imprenditori, andate su whiteboard.ee e mandatemi tutti i feedback che vi vengono in mente per migliorare questo sito. Ho lanciato, ho fatto le prime ads, già il giorno dopo ho avuto il primo contatto dalla Tanzania, okay, che non si è ancora più cose in ordine. Il problema è che io avevo lanciato tutto, ma non ho fatto tutta la parte seguente, quindi non ho fatto la pagina del listino, non ho fatto tutta la sequenza di vendita, tutte queste cose qui, per cui ieri mi sono messo lì un'ora e mezza per questo qua. Mi ha contattato che voleva il tutto, anche se la pagina era impostata acquista, per mandargli tutta una serie di documentazioni, per cui ho preso la documentazione che già avevo in italiano e mi sono messo a farla in inglese, a ribrandizzarla. Finalmente il sito è stato lanciato e adesso pian pianino andremo a potenziarlo. Bene. Perché come diceva l'ex fondatore, che era quello di LinkedIn, l'importante è lanciare il più presto possibile. Cioè, se non ti vergogni di come hai lanciato un prodotto, vuol dire che l'hai lanciato troppo tardi. Cioè, questa frase qui mi è sempre rimasta nel cuore e soprattutto ti aiuta, perché se aspetti sempre la perfezione, alla fine rischi di non lanciare mai i prodotti nuovi. Ho già detto anche ai miei collaboratori che ho lanciato, per cui ci espanderemo fuori dall'Italia e che se tutto va bene aumenterò anche il compenso a loro, perché di nuovo, come il supporto è la cosa fondamentale per te, gli animatori sono parte fondamentale per il mio business. Poi dovevo riorganizzare gli obiettivi per i prossimi 2 anni. Dovevo farmi un'idea e insomma l'idea ce l'ho molto chiara, anche in vista del fatto che a breve, si parla di entro ottobre, mi sposterò fuori dall'Italia per un periodo di prova, 1 o 2 anni, e quindi gli obiettivi stanno tutti nel sistemare le attività che ci sono adesso, che devono continuare a lavorare senza di me. Adesso ho lavorato tanto per stare on the business e non in the business, però ogni tanto, quando c'era bisogno, anche da un punto di vista fisico, quindi il contatto col cliente, l'incontro col cliente andavo io, adesso ho bisogno di staccare completamente e mandare avanti il mio team. Soprattutto informare tutta quella gente che magari conta su di me per mandare avanti il business, e gli spiegherò che per questo periodo di tempo limitato io fornirò solo supporto psicologico da lontano, ma nel business reale ho tutti i miei collaboratori.
E quindi doppio win, era una vita che non c'era un doppio win tra gli obiettivi, però fa sempre piacere. Complimenti Marco anche per la novità di questo trasferimento in vista, so che lo aspettavi da un po', quindi... Ci mancano ancora alcuni dettagli, però uno degli scogli maggiori è stato superato settimana scorsa, ce n'è ancora un altro e poi si parte e vi darò più notizie al momento opportuno. Allora, destinazione non si svela, ci tieni in attesa. Destinazione Africa. È grande. Africa è grande ed è il posto principale dei nomadi digitali, cioè, neanche uno. Sei il pioniere, seguiremo. Chi lo sa, vedremo. Se costa poco e c'è internet buono, vedrai che arrivano. Daniele, tornando a noi, sono in vacanza e sono in Sud Italia, sono in Digital Divide. Questo digital divide che si dice sia scomparso, in realtà continua ancora. Ho avuto i miei due problemi in Cina con collegamento internet, più che altro perché bloccavano Google, tutte le applicazioni di Google. Qui dove sono, in un punto isolato del mondo dove non c'è praticamente niente, è un disastro perché il cellulare prende una tacca con il 4G e quattro tacche in... Il simbolo è, credo sia Edge, no? Edge, sì. Sì, Edge adesso non so quanto sia di banda, ma per mandare via i messaggi di WhatsApp ci impiega 30 secondi, quindi immagino che non sia tantissima, non ti permette di fare Skype call, non ti permette di registrare i podcast. Ho trovato un posto, un chilometro di distanza, dove c'ho un wifi pieno, dove mi sposto adesso per registrare questa puntata e dove... Già da ieri, in vista di prepararmi alla puntata, ho cercato questo angolino e ho lavorato. Effettivamente con un wifi decente si lavora bene. Invece dove sono io, con il wifi che prende anche lì una o due tacche, che si disconnette, è un disastro. Quindi il campeggio ha il wifi, però non prende bene dove sei tu? Non prende bene dove sono io. Il grosso problema, più che altro, è sull'upload, sulla banda di upload, che una volta va a zero e quindi diventa... assolutamente impossibile lavorare. Ci ho impiegato anche 10 minuti per inviare una mail con un allegato da 500 kilobytes, quindi è frustrante. Però per il resto va bene, è una settimana che mi alzo alle 6, vado a correre e poi dopo qui c'è il corso di yoga e meditazione, un'ora e mezza, per cui finisco alle 9, tra le 6 e le 9 c'è tutto il tempo per me. Correre vuol dire ascoltare podcast, è in mezzo alla natura, alle 6 del mattino ancora non c'è in giro nessuno, è bellissimo, fantastico, sono contento. Quasi in vacanza, in vacanza. Quasi in vacanza, il problema è che poi finito alle 9 accendo il cellulare e qualche cosa mi tocca fare, con la moglie che dice ah ma insomma neanche in vacanza smetti di lavorare, però... questo è il mio lavoro, mi piace, è così, cioè, è come una droga questo lavoro. Marco, mi collego a questa cosa perché, come dicevo all'inizio, sono qui in Italia perché dobbiamo fare un atto da un notaio e quindi ieri siamo andati a Novara da questo notaio e vabbè, i notai si prendono sempre un sacco di soldi, però stavo pensando, cavolo, che palle che deve essere, cioè guardavo questo signore che non mi sembrava né sudato né stressato, no? Che si prende la sua bella parcella per leggere alta voce gli atti. Però dicevo, cavolo, vorrei essere al posto suo. Mi dicevo, no, in realtà è talmente... Cioè, ce l'ha l'entusiasmo, la voglia di sperimentare cose nuove, la voglia di realizzare le idee che abbiamo noi, che hanno i digi-imprenditori. No, mi sono detto, non si... l'importanza di fare quello che ci appassiona, di fare un lavoro che piace, che appassiona, è impagabile. E poi come sfrutta i collaboratori, il notaio. Io ho amici notai che passano anni a lavorare gratis negli studi notarili, a fare bassa manovalanza, quindi immagino, cioè compilare atti, fare roba più che altro da segretariato, studi anni e anni e anni per sperare in futuro di poi poter fare quella vita che tu hai detto. Poi c'è gente che gli piace fare sempre le stesse cose, stare nella sua zona di comfort, c'è anche un suo perché. Però non hai quell'adrenalina, quella dose di dopamina che ti dà fare cose nuove, studiare cose nuove. Cioè. Sì, che poi è un'altalena, perché sappiamo bene che sono alti e bassi e cose che
si spera vada in una certa direzione, in realtà non lo va, fa in tutt'altra direzione, però fa parte dello sperimentare, del provare. No, ma infatti anche quando vado in Africa, che io dico per quelli non digimprenditori, che non hanno la mentalità di digimprenditore, dico vado a fare l'anno sabbatico, ma in realtà no, non penso di stare più di una settimana senza novità, senza leggere, senza studiare, senza... anche qui sto divorando libri su libri, interviste, podcast, e più ascolto, più mi vengono in mente cose da fare. È veramente bello quello che facciamo, Daniele, diciamocelo. È vero. E beh, stressante, alti e bassi che cambiano in 5 minuti, sei sulla cresta dell'onda, dopo 5 minuti sei nella disperazione più profonda. Per carità, non sono tutte rose e fiori. È bello, non tornerei indietro a fare il dipendente, neanche mi pagassero. Marco, ti racconto un po' le riflessioni che sto facendo su in questa fase di, diciamo, lancio di Se OK, perché appunto, parlando di alti e bassi, ho un po' un basso in questo momento, perché avevo un obiettivo di 5 clienti che al momento vedo abbastanza lontano, anche se, ripeto, un cliente confermato c'è, un paio che sono molto seriamente interessati ci sono, però ecco, stavo già riflettendo, insomma, per cercare di capire un po' meglio qual è stata la dinamica. Mi ha aiutato a ragionare un'immagine che ci aveva mandato il nostro compagno di Mastermind, Paolo Pugni, qualche settimana fa. Aveva mandato una foto di una pubblicità di un'azienda chiedendo se sono miei competitor. In realtà questa è un'azienda di hosting che però nel loro marketing usa una frase del tipo aumenta fatturato, conversione e visibilità con la nostra soluzione di hosting. In realtà quello che fanno loro è venderti l'hosting. Cioè, il ragionamento che hanno fatto è: se l'hosting è veloce, allora hai dei benefici SEO, allora offri una migliore user experience, allora il tuo sito converte di più, hai più visibilità e quindi il tuo fatturato aumenta. Capisci che, cioè, è un'operazione, è chiaramente una cosa di marketing, no? Perché io ti sto vendendo un server veloce e ti sto dicendo però che alla fine della giornata tu aumenti il fatturato. È un passaggio, secondo me, borderline, cioè molto marketara sta cosa. Ecco, perché parlo di questo esempio? Perché quando siamo andati a definire questo servizio SEO, cioè la SEO, figurati, è proprio l'argomento dove se uno si vuole sbizzarrire col marketing puoi fare delle cose pazzesche. Cioè tu puoi promettere clienti, più fatturato, più clienti, più di tutto. E quindi, ecco, dipende uno dall'approccio marketing che vuole dare al servizio. Fare promesse al mercante non è l'approccio al marketing che ho mai avuto, quindi come non mi piace l'azienda di hosting che ti promette più fatturato, non mi sarei ritrovato a fare una pagina di vendita dove si fanno promesse assolutamente aleatorie e non possibili da mantenere. Quindi abbiamo utilizzato un approccio abbastanza conservativo. Ti ricordi la pagina di vendita? Ci abbiamo messo settimane a farla, ogni frase è stata comunque ben pensata, e quello che è uscito alla fine è una pagina di vendita dove ci concentriamo molto sullo spiegare bene che cosa fa il servizio. Sì, parliamo dei vantaggi senza farsi promesse qua assurde, però ci concentriamo bene nello spiegare effettivamente che cosa viene fatto nel servizio. Quindi, vedendo le risposte e i contatti che abbiamo avuto, la mia impressione è che chi non capisce la SEO, chi non conosce la SEO, probabilmente non fa fatica da una pagina così a gasarsi, a capire effettivamente che cosa può ottenere. Quindi, immagino, sono andati direttamente sulla sezione dei prezzi e hanno fatto una valutazione solo in base a quello. Chi capisce la SEO invece ha capito un po' che cosa è incluso e cosa non è incluso, e quindi ecco, ci sono arrivate delle domande, diciamo, le domande che ci sono arrivate sono da persone che capiscono quello di cui si sta parlando, quindi sono arrivate domande anche precise. Ecco, quindi questo mi fa pensare che dipende sempre dal tipo di marketing che vuoi utilizzare, e ripeto, la SEO si presterebbe tantissimo a fare delle grosse promesse o a fare un approccio molto, molto marketing di dove puoi arrivare, cosa puoi ottenere. Daniele, devi fare un approccio più emozionale, A/B test. Sì, sicuramente, però bisogna stare attenti, cioè il mio punto è bisogna stare attenti, cioè approccio emozionale... È chiaro che quello è un po' più fuori da quello che sei te. Allora, approccio emozionale, te lo faccio su... Se non mantieni il tuo sito, rischi di beccarti del malware, rovinare la tua credibilità aziendale. Se non usi l'HTTPS il tuo sito non è sicuro, quindi le persone scapperanno. Cioè queste cose sono affermazioni che mi sento di fare.
sulla SEO, ecco, bisogna stare attenti. E comunque gli esempi che ho visto in giro di aziende che fanno SEO seriamente, anche loro hanno un approccio abbastanza conservatore. Tra l'altro ho trovato un articolo di Google che Google stessa dice: fate attenzione a quelli che vi promettono il primo posto su Google, quelli che vi fanno promesse. Quindi Google stessa nelle proprie guideline sconsiglia di utilizzare un certo approccio sia per vendere che per comprare servizi di SEO. Chiaramente non posso dire, la pagina di vendita che abbiamo fatto noi sicuramente non è la migliore possibile, non so se è l'approccio giusto o meno giusto, è un esperimento, come sempre. Daniele, è che la SEO è metafisica, non è un qualcosa di tangibile, non è la manutenzione di WordPress. La SEO è tutto e non è niente. Puoi promettere tutto, non puoi promettere niente. Google ti cambia gli algoritmi e quindi mi rendo conto che è difficile, che ti sei andato a finire in un ambiente, come dire, un po' che ti può dare dei feedback non semplici, anche perché è difficile da monitorare, sì, c'hai la SERP, guardi la parola chiave, però il sito non è una parola chiave. Tra l'altro ho letto un articolo che Google ha cambiato l'algoritmo di nuovo e adesso favorisce molto i siti che hanno un video all'interno. E quindi video animazioni a go-go, ragazzi. Per chi non vuole andare davanti alla telecamera e ha perso traffico con Google, siamo qui pronti a fare velocemente una video animazione per farvi tornare su con la SEO. Dovresti proporlo nella SEO, fare una video animazione. Buona idea. Sì, include nel pacchetto la video animazione che ti fa il boost sulla SEO. Marco, ci racconti tu qualcosa su cui hai lavorato? L'altra volta avevo detto che avevo letto 3 libri e abbiamo chiesto alla community quale libro avrebbe voluto la recensione e l'opinione in questa puntata, no? I 3 libri erano Breve corso di felicità, Le regole che ti danno la gioia di vivere, L'arte del negoziato, oppure Choose the most single important decision before starting your business, quindi scegli la decisione più importante prima di iniziare il tuo business, e il 56% dei votanti ha scelto questo libro. Questo libro, che è un libro nuovo di Ryan Levesque, che è l'autore di Ask, immagino quasi tutti conoscano, che è uno dei cardini del marketing, del web marketing. È un ragazzo americano che si è messo a fare business in più di 20 settori, in cui sono andati bene, altri sono andati meno bene, e con il suo metodo Ask, quindi per sapere cosa vogliono i tuoi clienti, chiediglielo. E quindi c'è un modo in cui bisogna chiedere ai clienti qual è il loro problema, qual è la loro più grande lotta, su cosa hanno difficoltà ad andare avanti. E lui ha visto che la maggior parte delle aziende fallisce e la stragrande maggioranza, è di solito l'imprenditore dà la colpa al mercato, all'economia, alla concorrenza o a se stessi. In realtà lui dice che queste cose si possono prevenire. Cioè, se tu ti poni le giuste domande, puoi scegliere, quindi choose, un business che ha più probabilità di essere di successo. Parte con un'analogia della barca, cioè che costruire un business è simile al varo di una barca, cioè il fiume in cui si lancia quella barca ha molto di più a che fare con la velocità in cui si arriva a destinazione rispetto al tipo di barca che hai, ok? E quindi tu devi andare a vedere se vai a finire in un fiume piccolo, e quindi il fiume piccolo è un mercato in cui tu non hai abbastanza clienti per riempire il tuo business. Un fiume medio è un fiume in cui hai il giusto numero di clienti con una concorrenza non eccessiva, oppure un fiume grande che è una grande quantità di clienti ma anche una grande quantità di attori, di concorrenti, e magari anche con enormi budget che loro hanno da spendere in marketing. E quindi tutto sta nell'andare a vedere in che fiume tu ti posizioni. Parla di 7 fattori che bisogna seguire. I primi fattori sono dei fattori più di brainstorming interno, quindi devi andare a capire che tipo di imprenditore sei. Adesso questa parte un po' la salto, perché gli interessa se la vada poi a leggere sul libro. La cosa che mi piace di più di parlare tra di noi è la parte di test, che magari, Daniele, possiamo anche testare i nostri business secondo quello che dice lui. Ok. E ci sono 4 test che bisogna fare. Un test è sulle keywords, ok? Quindi parla tutto un processo da fare per andare a valutare le keywords e andare a trovare tutte le parole chiavi simili, e poi lui spiega come digitare
la tua keywords su Google per andare a vedere se ci sono risultati simili. Spiega tutto un metodo lui per andarsi a cercare le keywords, e poi con queste keywords ti aiutano negli step successivi. Uno step è quello della dimensione del mercato, quindi del famoso fiume che dicevamo prima. Fare una keyword research, quindi analizzare su Google il volume delle parole, ok? Sì, la keyword research, certo. E poi con queste keywords lui dà dei metodi per andarsi a vedere il mercato com'è, perché tu potresti avere un'idea, ma in realtà Google potrebbe averne un'altra. Ok, quindi una delle cose da fare è di prendere queste keywords e metterle in Google Trends. Selezionare almeno un periodo di 5 anni. E in primo luogo lui dice di assicurarsi che il mercato sia stabile e non un mercato a picchi in salita o a picchi in caduta. Ora, tornando ai nostri business, è chiaro che manutenzione WordPress è un mercato abbastanza stabile. Non ha dei picchi. Lui per picco faceva l'esempio dei fidget spinner, quelle robe che ruotano sul dito, no? Che ha avuto un picco della Madonna e poi se li sono dimenticati tutti dopo un paio di mesi. Ok, poi se tu hai un mercato che sta scendendo, vuol dire che hai più concorrenti, perché c'è più gente che c'è dentro, ma trovi molti meno clienti. Oppure di trovare dei mercati che sono ciclici durante tutto l'anno, e magari ci sono anche dei mercati che hanno dei picchi. Faceva degli esempi, non so, San Valentino, la festa della mamma, cioè tu ogni volta vedi che c'è un picco. Quello è bene. Stagionali. Sì, con dei picchi, e quindi tu sai che comunque quei picchi ti fanno bene, perché tu poco prima del picco potresti incentivare il tuo marketing. E quindi dovresti guardare tutte le tue keywords, confrontarle e vedere quella che potrebbe avere la maggiore possibilità di successo. Se non la trovi, una keywords che ha un mercato stabile e tutto, e dice ritorna a fare il tuo brainstorming, ok? Prova a modificarla, prova a fare dei cambiamenti, non rinunciare subito alla tua idea, ok? Perché non trovi una parola chiave all'interno di un determinato range, ma cerca di trovare un modo per trovarne una simile che entri in determinato questo range. Quindi c'è una prima fase di trovarsi almeno tre parole chiave che superano il test delle tendenze di Google. Adesso io non ho guardato presentazioni animate, video animazioni, piuttosto che manutenzione WordPress, però mi viene da dire che è un mercato, il tuo sicuramente stabile, perché WordPress è sulla cresta dell'onda da tantissimi anni. Per quanto riguarda le video animazioni, c'è un grosso problema di keywords, perché video animazione in realtà andiamo a prendere dentro anche Disney e tutti i cartoni animati, però l'utilizzo di video animazioni per il business è sicuramente un trend in crescita che è sempre più richiesto. Poi una seconda fase, un altro test è quello della market competition. L'obiettivo non è quello di eliminare o meno la concorrenza, ma piuttosto ci devono essere un giusto numero di concorrenti. Se ci sono troppi concorrenti, magari è difficile essere ascoltati. Se i concorrenti sono molto pochi, vuol dire che probabilmente non siamo nella nicchia giusta. Poi lui cita un proverbio americano che tradurlo è: i pionieri vengono fucilati, i colonizzatori si arricchiscono. E fa anche l'esempio di Google e di Apple. Cioè Google non è stato il primo motore di ricerca. Motori di ricerca ce ne sono stati altri. Apple non è stato il primo produttore di iPod, di telefonini, ce ne sono stati altri. Ben venga che ci siano dei concorrenti all'interno della nostra nicchia. Se non ci sono concorrenti è un problema, se ce ne sono tantissimi è un problema anche quello. Un'altra cosa interessante che lui dice è per vedere se i concorrenti stanno spendendo soldi per il marketing. Ok, lui dice: se tu trovi che la gente sta spendendo soldi per il marketing, non ti devi spaventare, vuol dire che c'è guadagno. Cioè la gente spende soldi per il marketing quando guadagna, di solito, normalmente. Cioè se io non guadagno in quel settore non vado a spendere troppi soldi per il marketing. E come si fa a vedere? Lui suggerisce di utilizzare Amazon. Se io vado a vedere su Amazon come si fa la manutenzione per WordPress, posso vedere se c'è tanta gente che ha scritto libri a riguardo. Vuol dire che c'è ricerca, vuol dire che c'è gente che spende. Daniele, non so se mai avuto modo di vedere se ci sono tanti libri sulla manutenzione WordPress. Vediamo subito. Guida facile manutenzione, ok, copia migrazione, Jack Ventura.
per esempio con Udemy io avevo trovato un corso in inglese sulla manutenzione, finito. Mm-hmm. Ma lui dice di andare a vedere quanta gente sponsorizza su Amazon, sì. Adesso sto guardando su Amazon in inglese per explainer video, quindi per le video animazioni, ci sono dei libri, ma di sponsorizzate non ne vedo nessuno, per cui Daniele siamo già, secondo quello che dice Libro Choose, siamo già partiti male. No, infatti anch'io non trovo. Beh, se cerco WordPress su Amazon.com, sì, c'è una... Manutenzione però. Però se cerco WordPress in generale ci sono dei risultati sponsor. Sponsorizzati. Ma tra l'altro da un'azienda che fa un prodotto per finance, quindi non so bene che c'entri personal finance and budgeting software. Poi altre caratteristiche che il mercato deve avere. Uno, il mercato deve essere sempre verde. E questo abbiamo già detto prima, è un mercato quindi rilevante da decenni. E se vuoi un business sostenibile devi andare su un mercato sempre verde, quindi non il fidget spinner. E quindi andando a vedere su Google Trends tu vedi questa cosa. E su questo direi che i nostri due business ci siamo. Deve essere un mercato di appassionati. È un mercato in cui gli acquirenti sono così entusiasti dell'argomento che tendono ad essere acquirenti ripetuti. Ci sono persone entusiaste del problema che state risolvendo? Daniele, per quanto riguarda WP OK, penso di sì, nel senso che tu hai tanta gente in abbonamento, ok? Hai tanta gente che è veramente entusiasta e che è veramente contenta di continuare con te. Su questo tu stai andando bene. Cosa invece che per me è più difficile, nel senso ho dei clienti che ritornano, quindi che mi fanno altri video. Io adesso il primo cliente ha fatto il video due anni fa, adesso vuole fare 5 nuovi video, qualcosa c'è, però ho difficoltà ad avere clienti continuativi, quindi per me è un semaforo rosso questo, invece per WP OK penso che sia un bel semaforo verde. L'altro punto che il mercato deve avere è il mercato ha un problema da $10,000. Cioè non ci dobbiamo chiedere $10,000 per risolvere un problema specifico, no? Ma dobbiamo vedere se il prodotto può avere anche un valore alto. Un punto a cui, qual è il punto in cui la gente sarebbe disposta a pagare quasi tutto per avere quel problema risolto? Daniele, come lo vedi il tuo WP OK su $10,000? Allora, se una cosa nel tempo o un problema immediato da $10,000? No, un problema immediato, cioè la gente è disposta a buttarti lì sul tavolo $10,000. Ma figurati. $10,000 è indicativo, nel senso che è una cifra importante. Per il tipo di cliente con cui lavoriamo noi e problematiche che andiamo a risolvere, no, non sono problemi da $10,000. Invece per le video animazioni... Quindi 2 su 3? invece per le video animazioni ci sto, nel senso che adesso io non ho ancora trovato il mio cliente da $10,000, ma il cliente da €5,000 ce li ho già. So che potenzialmente c'è gente che ha speso molto di più, quindi su questo io direi di avere un bel semaforo verde, mentre un semaforo rosso per WP OK. Problemi futuri, il mercato deve avere problemi futuri, cioè tu dici una volta che tu hai risolto il problema, c'hai altri problemi aggiuntivi, adiacenti, vicino a quello che stai cercando di risolvere? Perché questo ti dà l'opportunità poi di espandere i tuoi prodotti, quindi magari anche in collaborazione con un altro fornitore, e questo ti permette di massimizzare il valore per il cliente. Mi viene in mente se ok. Sì, nel nostro caso sì. E ti dico, ho visto servizi che fanno solo una delle cose che facciamo noi. Per esempio, ottimizzare la velocità può essere un bel servizio, però non puoi limitarti a fare solo quello. Quindi sicuramente avere le cose intorno ha senso. C'è spazio in quello che facciamo noi. Sì. No, ma lo spunto interessante che lui dice è che in realtà non è che poi devi farlo tutto te, perché potresti anche collaborare.
con uno che è una roba analoga, perché tu qua hai già un cliente che gli ha risolto un problema, è contento di te e puoi proporgli anche un'altra cosa, quindi tu hai quel cliente che gli risolvi il problema della manutenzione, gli proponi anche, se ok, la manutenzione della SEO. Okay. E per le video animazioni, quello che posso vedere di sulla video animazione è o la SEO sulla video animazione, esiste la SEO per video, però vabbè, è una nicchia, o comunque la gestione di campagne, che più gente me l'ha chiesta, io non ho mai preso in considerazione, però potrei tenerlo presente come un problema collegato a quello che io vado a risolvere. Cioè, una volta che tu hai il video, poi devi ottimizzare il valore di quel video, non basta avere un bel video e chiuderlo nel cassetto, devi anche saperlo farlo fruttare. Quindi hai provato a offrire altri servizi? Qualcosina sto tentando di fare, però non è ancora niente di tutto strutturato. Per esempio, c'è stata la richiesta di fare animazioni di PowerPoint. Cioè, gente che deve fare la presentazione, c'è il PowerPoint che è noioso, palloso, e vuole un PowerPoint con delle animazioni. Però non è proprio come fare una video animazione. La video animazione sono video da 1-2 minuti molto animati, molto veloci, con tanto movimento. Mentre magari il PowerPoint, che dura la presentazione 15 minuti, in genere non la fai così ricca di animazioni. E allora ho creato un servizio che non ho ancora lanciato, ma solo su richiesta, in cui il costo non è più a secondi, ma è a slide. Io per ogni slide ti faccio l'animazione su quella slide. Poi se tu quella slide te la tieni ferma 3 minuti, non è che ho 3 minuti di continua animazione. Ok, magari ti animo il testo che compare, ti animo qualche personaggio che si muove, però non un'animazione continua. Quindi mi ha detto mercato sempre verde, mercato degli appassionati è il problema di $10,000 e i problemi futuri. Sesto punto è un mercato con i clienti con i soldi. Cioè non devono esserci necessariamente delle persone ricche nella nicchia, ma devi avere bisogno di avere abbastanza persone che vogliono pagare per risolvere il problema. Facciamo un esempio di se tu lavori, non so, per gli studenti. Di solito gli studenti universitari sono spiantati, non hanno soldi, ok? È difficile che tu agli studenti gli vendi un prodotto che può arrivare a $10,000, 10.000 euro. Quindi dice, vai anche a vedere la concorrenza cosa sta facendo, qual è il prodotto di livello massimo della concorrenza e assicurati che il mercato abbia un problema da $10,000. Avere i clienti con i soldi è fondamentale. Fu più ok? Sì, qua ti posso dire, ogni tanto io dico, sarebbe molto, molto più facile vendere specchietti a chi, specchietti per Ferrari, perché sai che chi vuole lo specchietto per la Ferrari c'ha la macchina e i soldi. Beh, allora, nel nostro caso in realtà sì, ci sono persone disposte a spendere, aziende che hanno siti WordPress e hanno bisogno di manutenzione, hanno bisogno di supporto. La difficoltà, nel mio caso specifico, è che WordPress, nascendo come software gratuito, è utilizzato nel 95% dei casi da persone che non ci stanno facendo un business, ma che hanno progetti personali. Quando vai a fare marketing ti mischi un po', cioè in particolare con l'advertising ti becchi sempre dei click di persone che in realtà stanno cercando soluzioni gratuite. Però dai, direi semaforo verde, vanno trovati. No, ma anche io direi semaforo verde, perché comunque è rivolto a imprenditori il tuo servizio, ma anche il mio. È chiaro che poi può essere utilizzato anche da non imprenditori, quindi da associazioni. A me arrivano ogni tanto gli insegnanti che vogliono fare dei progetti per la scuola. No, ma va bene, allora gratuiti. Ah ok, gratuiti allora non va bene. No, perché cioè, con WordPress tante persone che cercano, 95% di persone che cercano argomenti legati a WordPress stanno cercando la soluzione gratuita, perché partono col concetto del sito WordPress è gratuito, il plugin gratuito, il tema gratuito, ma perché devo pagare per risolvere un problema? E questa è un po' una challenge, diciamo, dal punto di vista marketing, tutto qui. Ma assolutamente sì, ma anche per le video animazioni, la gente, c'è chi cerca gratuito, infatti nei miei AdWords sai che ci sono le parole negative, free software, sono tutte bannate, cioè sono tutte cancellate dall'advertising che facciamo. Se qualcuno cerca quelle parole, il mio advertising non appare. Questo è a chiusura quello che parla questo lì, parla un po' della sua esperienza, e per chi ha più idee, se vuole fare un pretest, se la sua idea funziona, dice di focalizzarsi su queste cose. Per cui se siete interessati, vabbè, nelle note dell'episodio vi mettiamo un link della pagina dove si può comprare il libro, si può comprare su Amazon, sicuramente si trova. Ma è interessante questa cosa di cercare su Amazon, la pubblicità su Amazon.
Adesso non ho idee, non ho voglia di partire con dei business nuovi, però per chi non ha ancora le idee chiarissime o ha più idee, questo potrebbe essere un sistema per fare delle valutazioni preliminari. Marco, io avevo iniziato a ascoltare l'audiolibro di Choose mentre ero in strada nel Belgio qualche settimana fa. Mi ero un po' bloccato quando avevo iniziato a parlare che il business ideale è il business basato sulla formazione. Devi essere esperto di qualche cosa e promuoverti come esperto. Mi ha bloccato un po' perché da una parte, vabbè, anch'io non sto cercando idee nuove, per cui mi interessano di più libri che parlano di come far crescere, come gestire un business, che libri che parlano di trovare nuove idee. Però insomma questa cosa qua che bisogna, molto legato alla formazione, che devi diventare esperto, mi aveva un po' bloccato. Cioè, da come hai descritto questi passi, si possono applicare a qualunque tipo di business? Soprattutto su infoprodotti, che prodotti fisici sono, lui è soprattutto focalizzato sugli infoprodotti. Ecco, mi sembrava che spingesse proprio sugli infoprodotti. Fai infoprodotti, diventa esperto di qualche cosa e... Perché, vabbè, facevo un'analisi e comunque gli infoprodotti... Sì, assolutamente sì. E poi se vuoi essere esperto, cioè siccome puoi essere esperto di mille cose, lui parlava anche esperto della cura delle orchidee, che ha fatto un business su essere esperto sulla cura delle orchidee, e poi sì, vai a analizzare tutte queste cose qui. Ok, Marco, stiamo tirando un po' per le lunghe e tra poco io devo raggiungere i nostri imprenditori per il pranzo. Volevo dire due cose, gingilli e disimprenditori, due strumenti che ho trovato in queste settimane. Il primo si chiama Repixel, il sito è repixel.co ed è un marketplace di base, permette di inserire il tuo Facebook Pixel su altri siti e quindi puoi fare delle campagne di Facebook advertising sulla loro audience. Da una parte abbiamo gli advertisers, quindi chi sta cercando di fare, chi vuole fare pubblicità e vuole inserire il proprio Facebook Pixel, e dall'altra parte abbiamo invece i publisher, che sono quindi persone che hanno siti e mettono a disposizione la loro audience agli advertisers. Cioè, insomma, è un po' la versione moderna dell'inserire dei banner per fare pubblicità su altri siti. Non vai più a inserire dei banner, ma a inserire il tuo Facebook Pixel, perché così poi li puoi raggiungere facendo advertising. E credo di averlo visto in funzione prima ancora di scoprire che esistesse questo servizio, perché mi è capitato di cercare magari delle cose e poi vedere su Facebook advertisement di altri prodotti concorrenti o prodotti alternativi. Faccio un disclaimer: non ho ancora provato questo servizio, quindi non so quanto bene possa funzionare, però mi sembra molto interessante. Il secondo strumento che voglio segnalare invece si chiama ProveSource. ProveSRC.com è il sito, come al solito trovate l'indirizzo corretto nelle note, e è uno di quei servizi che permette di far apparire sul tuo sito informazioni su chi ha appena completato l'acquisto. Quindi puoi vedere: Matteo di Bergamo ha comprato 5 minuti fa. Io l'avevo provato in passato e l'avevo tolto in realtà perché non mi piaceva quello che appariva, perché innanzitutto a volte i clienti non inseriscono il loro nome ma inseriscono il nome dell'azienda, quindi è brutto far vedere il nome dell'azienda che ha comprato, perché finché Matteo va bene, però se diventa il nome dell'azienda non è, dal punto di vista della privacy non mi sembra corretto. E poi insomma avevo ricevuto qualche feedback che era un po' fastidioso, però proprio qualche settimana fa hanno rilasciato un aggiornamento e ora permettono di integrare le recensioni positive prese da Trustpilot. Quindi adesso se andate sul sito www.ok.it vedrete dopo qualche secondo che appare questa finestrella che dice che non fa vedere chi ha comprato il servizio, invece fa vedere chi ha lasciato la recensione. Le recensioni sono pubbliche, quindi anche se il nome dovesse essere l'azienda non c'è problema. Ecco, aumenta il social proof perché fa vedere recensioni, parole positive. Quindi ecco, ProveSource l'ho rivalutato adesso che permette di integrarsi con Trustpilot. Beh, interessante, sto andando vedendo il tuo sito e continua uno dietro l'altro. Pum, pum, pum. Ma puoi mettere tu la frequenza, fa da solo? Sì, puoi decidere tu la frequenza, dopo quanti secondi attivarlo, e se vuoi farlo vedere su tutte le pagine o solo su alcune pagine, discretamente configurabile, ecco. L'ultima cosa che volevo dire è che il 9 luglio sarò a un corso della Camera di Commercio di Milano
tenuto da gente di Alibaba. Un po' mi ricollego alla puntata precedente che raccontavo della mia esperienza da digi-imprenditore in Cina. E c'è questa gente di Alibaba che spiega le potenzialità che può offrire Alibaba per agli imprenditori. È un corso in inglese, il 9 luglio 2019. Nelle note dell'episodio il link per chi vuole esserci, e se ci siete fatevi sentire che ci incontriamo e prendiamo un caffè insieme. Marco, allora passiamo agli obiettivi per le prossime 2 settimane. Cosa bolle in pentola? Daniele, allora, lanciata la pagina di whiteboard.e, bisogna andare adesso a migliorarla, e quindi prima cosa è fare un A-B test, 2 modalità. La prima modalità è quella con compare già il prezzo, e l'altra è contattami, ricevi una consulenza gratuita. E quindi voglio provare a impostare questo A-B test e vedere quale performa meglio, quale performa almeno lanciarlo e poi incominciare a monitorare i dati. E poi l'altra cosa che voglio fare è creare delle landing page per ogni settore delle video animazioni. Quindi video animazioni per le app, video animazioni per l'immobiliare. E quindi fare una pagina dedicata, così da vedere di comunque portare traffico dedicato sulla pagina dedicata per chi cerca le video animazioni per qualcosa. E poi clienti che arrivano di un determinato settore li possiamo anche poi rimandare su quella pagina. Questi sono i miei 2 obiettivi delle prossime 2 settimane. E i tuoi, Daniele, visto che comunque ti sposi, cioè ce la fai a farti degli obiettivi? Il primo obiettivo sarà sopravvivere all'addio al celibato, ai parenti e agli amici che arrivano ad Amsterdam, al matrimonio, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo sarà il primo obiettivo. E il secondo obiettivo, mi do comunque un obiettivo legato al business, voglio fare il mio primo expert roundup, cioè intervistare, cioè mandare una domanda a una serie di, a un gruppo di esperti. Nel mio caso sono esperti di Google Ads, ne ho già selezionati 4-5, gli manderò una domanda, raccolgo le risposte che mi danno e prendo questo contenuto per creare un articolo da inserire nel blog di WPOK. Quindi ecco, è una tecnica, un modo che ho visto funzionare per raccogliere contenuti di valore, dare visibilità degli esperti, che quindi poi di solito tendono a dare visibilità al contenuto che hai scritto. Beh, l'obiettivo delle prossime 2 settimane è mandare la domanda con una deadline, raccogliere feedback e creare e pubblicare l'articolo. Bene, ci aggiorniamo tra 2 settimane. Ricordatevi di iscrivervi al gruppo Telegram, dove discutiamo insieme ad altri digi-imprenditori tra un episodio e l'altro. Iscrivetevi anche al nostro podcast per non perdere le prossime puntate. Lasciate recensioni, fateci sapere cosa vi è piaciuto e cosa no. Benvengano i vostri suggerimenti sulle tematiche che affrontiamo. Ringraziamo il nostro editore YouMediaWeb, e se volete contattarci andate sul sito digiimprenditore.it, che tra l'altro l'abbiamo appena rifatto, oppure trovate i nostri dati nelle note dell'episodio. A presto! A presto! Perché? Che è successo qua? Devo controllare, non ho preparato questa cosa, aspetta un attimo. Oh Marco, sì. Aspetta un secondo Marco, si è scaricato l'headset, e se vuoi mostrare...